Bella a tutti ragazzi, benvenuti, sono Metti Mars. Oggi facciamo un piccolo gameplay sul gioco che ho comprato praticamente ieri sera, Mount & Blade 2 Bannerlord. Allora, gioco che io ho provato un pochino, un'antichia, ho provato, carina, carina come gioco, quindi ve lo faccio vedere un attimino, poi ci faremo delle live su Twitch, vi invito a followare, mi raccomando. Anche Twitch oltre che il canale YouTube, quindi andiamo a fare la campagna. Unico difettino di questo gioco qui, almeno per me, che essendo in inglese, io l'inglese sono un grande professionista, capisco tutto, in realtà non ci capisco niente, quindi però penso sia giocabile e capibile comunque, anche se c'ha una parte, ho visto qualche gameplay, una parte gestionale, non è easy easy come gioco, però andiamo. Allora, qua possiamo scegliere la cultura, ovvero viandante, che praticamente questo ci dà, se non capisco male, sempre prendete quello che dico, quando traduco prendete sempre quello che dico con le pinze, 20% di upgrade XP per le truppe in battaglia, quindi secondo me potrebbe essere buono, oppure quest'altro che al 20% in meno di penalità quando sei sulla neve, quindi dovresti andare il 20% più veloce. Poi Empire abbiamo 20% di costruzione, di velocità di costruzione per i progetti e le riparazioni. Quindi poi Azerai abbiamo il 30% alle carovane e 10% del trade, il meno di 10% di penalità sul trade, quindi sul commercio. Poi qui abbiamo un 10% di bonus speed per praticamente mentre corriamo sulla campagna, sulla mappa della campagna con il cavallo, che ci sarà anche una parte sul mappa. E poi l'ultimo, abbiamo un 10% di penalità in meno sulle foreste. Io direi, se non ho capito male, che a me questo qui piacerebbe molto di più, perché comunque, essendo un gioco di combattimento, credo no. Allora, qui facciamo Madonna in mutande di... Lei si presenta in mutande di sacco a pelo, bene. Sa, il sacco del riso, praticamente, questo è. Ok, allora facciamo un randomize, lo possiamo fare, ma lei mi cresce, mi diminuisce, com'è? Lo possiamo fare del corpo, lo possiamo fare totale, uguale, per la testa lo possiamo fare solo della testa, madonna mi è seduto, o totale, io direi di farlo totale, basta che non mi dia Crusty Clown. Allora, io siccome avevo già provato un attimino, avevo trovato un personaggio che mi piaceva. Io vorrei fare un personaggio Asterix. Questo è Asterix. Vorrei fare un personaggio abbastanza barbaro, perché io mi vorrei ispirare ai tempi dei barbari. Ok, no, però barbaro nano, no. Allora, facciamo una cosa per volta. Body lo facciamo, un po' magari. Famolo che magari mi assomiglia leggermente. Ok, poi questo, però anche il body mi cambia. Madonna, dov'è? È giapponese questo? Beh, questo è più un celtico. Questo è più un celtico. Questo è già morto. Questo ai tempi uno così l'ammazzavano subito. Questa è la riga degli occhiali, gli è rimasta la riga, anzi della maschera, non andare a fare il subacqueo, gli è rimasta la riga della maschera o della mascherina per il Covid che ultimamente usa. Questo si è svegliato stamattina, sapeva che fa, si è manco pettinato. Einstein, questo poverino ha capelli, l'ha persi quando è nato, questo è peggio ancora. Asterisk, abbiamo detto di no. Questa è una fanciulla. Fanciulla barbuta, sempre piaciuta.
Questo mi sa che muore di scimurro entro un giorno. Del valore del combattente si vede dalla grandezza della mascella. Perché più la mascella è grande, più può resistere ai colpi d'ascia. Così si dice. È un vecchio proverbio antico. Fai un po' cacare, te lo dico, in amicizia. Allora, qua praticamente abbiamo diversi gruppi, diversi fattori di abilità. Abbiamo spada a una mano, spada a due mani, ascia, arco, balestra e praticamente la lancia, il giavellotto lancia. Poi cavallo, quindi abilità di condurre con il cavallo la velocità. Atletica, fabbro, roba, tutta roba di fabbreria. Poi abbiamo scouting, tattica e rogueri. Non ho capito il rogueri, non ho capito che cos'è. Forse tipo spionaggio, qualcosa del genere. Poi charm sarebbe tipo il fascino, leadership, trade, commercio, steward. Non ho capito che cosa intende questa cosa. Amministrazione di qualcosa. Manager deve essere qualcosa di amministrazione. Medicina e. Ah, medicina non l'avevo visto, carino. Ingegneria. Allora, noi possiamo essere dei baroni. Ok, aumenterebbe l'ascia e abilità con il cavallo. Ci dà 2 punti, credo, ciascuna. Era ragnuda, era ragnuda. Madonna! Ignuda, 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 ignuda. Allora, queste urbani. Urbano. Questo ci dà, l'urbano ci dà social, unicamente social per quanto riguarda il trade e il charm. Ok. Che servono comunque, ragazzi. Io vorrei fare un personaggio, se lo devo fare. Un di stile barbaro, devo fare che abbia l'abilità con l'ascia. Poi sono indeciso se farlo con la balestra, che la balestra mi sembra un pochino più facile da usare che l'arco, perché l'arco comunque ha quella parabola discendente che va calcolata se è un gioco fatto bene, e l'arco e la balestra è un pochino più diretta. Però sarei indeciso se farlo con il giavellotto, che comunque dovrebbe essere tipo che a cavallo magari torna anche bene, che non credo sia da lancio, credo che sia proprio tipo l'asta lunga che usavano i cavalieri. Quindi vediamo un po'. Poi questo urbano black, che è più alla moda. Questa è la spada a due mani, non credo di usarla, e il fabbro. Questo ci dà la balestra e lo scouting, e i mercenari ci danno la balestra e questo qui che non ho capito che cos'è. Ma ragazzi, se volete darmi consigli, ben venga. Allora, quest'ascia e cavallo, questo social, trade, e io vorrei fare leadership, perché un uomo che comanda deve avere un leadership alto. Questo ci dà balestra e io farei questo e questo, però vediamo un po'. Allora, direi di fare per il momento balestra e ascia. Ok. Poi qui inizia praticamente come se fosse una specie di history che parte quando lui è bambino. In realtà questo serve per dare dei punti in più. Questo ci dà uno in più di tattica e uno in più di leadership. Io prenderei questo. Tattica e leadership. Tanto servono, vanno presi. Ok. Poi adolescenza. L'adolescenza qui ci dà uno in più di giavellotto e uno in più di atletica. Atletica
Atletica non so se vuole solo quando sei a piedi. Questi credo che siano comunque importanti. Smiting e lascia l'arma a due mani, no. Questo che cos'era? Ingegneria. Ingegneria, medicina addirittura. Non so se la medicina potrebbe essere utile, però se io devo farlo combattente, devo puntare l'altra. Poi non so se ci sarà anche qualcuno che verrà a fare medico. Trade e charm. Questo è interessante pure. Praticamente gli unici interessanti è l'ultimo e il primo, che mi dà il giavellotto, che non sarebbe male. Però io avendo già l'arco facciamo questo, vai, che tanto almeno un punto in più bisogna darglielo. Poi qua abbiamo sempre la balestra e l'ingegneria. Balestra, ingegneria, cavallo e balestra. Questa è spada e ascia, non voglio la spada. Giavellotto e arco, mi sa. Questo giavellotto. Io questo non ho capito, Rogory, che cos'è Rogory? Non ho capito cos'è Rogory. Vabbè, ascoltati, dai, così mi levo il pensiero. Poi questo non lo voglio. Vediamo un po'. Questo è trade. Mi dà un punto in più in... A 3 me ne dà addirittura. Ah no, arco e balestra, non voglio l'arco assolutamente. Qui abbiamo il livello per l'amministrazione, non ho capito che cosa, e il fascino. Qui c'è un po' di cosettine che non mi piacciono, sono delle combinazioni che... Vabbè. Facciamo questo, speriamo di non pentirmene. Poi questo è il nostro fratello, ma non ci assomiglia, c'ha solo i capelli. Con lui ci possiamo prendere uno di atletica e uno di spada, una mano, arco e tattica, cavallo e scouting. Alla fine ho fatto uno che non è molto combattente. Eh no. E leadership e fascino, vabbè, facciamo di nuovo leadership. Non è venuto molto combattente in realtà, è venuto più quasi più uno di sì, apparecchia leadership, apparecchio fascino. Però in fascino quando ti arriva una coltellata non è che col fascino dici caro cosa fai con il coltello, e quello fa scusi vado via, non funziona così. Allora lo chiamo Mighty, nostro eroe Mighty Marsolo. Marsolo Mighty Mar, il nostro Mighty Marsolo, che è un po' un torsolo. Allora qui abbiamo i livelli, io metterei tutto almeno easy, dai, non very easy, sperando che non me ne... no, io normal movement speed. Dai, facciamo tutto easy. E difficoltà combattimento normale. Quindi è venuto un Balbao istruito. Un Balbao istruito, ragazzi. Che bello. Che bei tempi. Eccolo, caro fratello che ci assomigliamo tanto. Leggete voi ragazzi, perché tanto se devo tradurre ci metto 70 anni, non capisco. Allora, qua praticamente lui ti fa il tutorial. Io l'ho già fatto, ma ve lo faccio vedere.
Allora va bene, WSAD avanti, indietro, su e giù. Abbiamo praticamente qua un piccolo tutorial con arco, balestra e giavellotto da lancio. Io vado con la balestra perché lui ti dà un tempo. È un pochino più lento ovviamente da ricaricare rispetto all'arco perché non c'è tutto questo tempo di caricamento all'arco, però questo spara dritto per dritto. Ok. Quindi in battaglia, mentre sei sul cavallo in movimento, se è una roba che spara dritto per dritto, è quello il problema, capite? Non è tanto. Invece l'arco, se è un gioco fatto bene, deve calcolare. E no, in realtà spara abbastanza dritto, forse perché non siamo abbastanza lontani, eh? Spara abbastanza molto dritto, mi sembra. Sì. Mi carica molto più velocemente l'arco, eh? Allora, forse non c'è la parabola della freccia, che comunque ce lo deve avere. No, spara proprio dritto per dritto. Che se sparo leggermente più in alto non lo prende. L'abbiamo fatto prima con la balestra, perché io le balestre le ho sempre amate. Allora, vediamo questo. Anche questo è abbastanza dritto per dritto. Se c'è qualcosa di lontano, vediamo un po' questi. Ecco questo. In fase discendente va parecchio sotto, guardate dove devo mirare. Ok, sta cosa mi piace, però dovrebbe farlo anche l'arco, forse non eravamo abbastanza lontani con l'arco. Ok, finiti? No, c'è quella dieta al mulino, quindi qui io dovrò fare una roba del genere e qui dovrò fare una roba del genere. E no, l'ho preso, grande. Ragazzi, che abilité. Poi questo è fatto, ci abbiamo di qua il cavalletto. Ah, vedete, c'è il giavellotto, lo chiamo giavellotto, poi magari non è, e l'arco. Siccome voglio provare l'arco, l'arco non l'ho provato, ragazzi, penso che sia forse quello un pochino più difficile. Okay, ragazzi, è bellissimo sto gioco. Allora, tuppete. Ma no, 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 comunque va dritta per dritta. Ecco, va dritta per dritta, non lo pio più. Va storto per storto, vedete che lo piglia. Bisogna capire un po' il linguaggio del gaming. Bisogna sempre dire le cose, fare psicologia inversa. Che poi il gioco ti sente. Tacchete. Poi sono grosse come case. Sti cosi, eh. Ovviamente. Il corpo di un avversario è molto più piccolino, eh. Guarda com'è grosso, insomma. C'entra il cavallo dentro, tra un po'. Il problema è che allarga parecchio la mira, quindi in battaglia non ho provato, ragazzi, però ho visto qualche gameplay. In battaglia è abbastanza. Comunque, tanto ho messo la balestra. Che se ne dica. No, comunque è molto funzionale, mi piace. Forse anche un po' troppo arcade. Ok. Scendere? No. Ok. Poi abbiamo
Poi volendo si può provare anche gli altri, ma era più che altro per farvi capire la dinamica del gioco. Invece abbiamo il combattimento a spada, cioè abbiamo spada e scudo e la spada grande. Io spada e scudo ho già provato, proviamo la spada grande. Spada a due mani. Allora lui non si muove. Praticamente è così. Ma per parare? Ok. Quindi proviamo un attimino. La spada grande. Che ne dobbiamo affrontare due, eh? Vai, 3, 2, 1. Aio. Scusate, un attimo, mi vibra tutto. Il joystick che mi vibra, un attimo. Lo stacco, ragazzi, sennò fa un casino. Sono con mouse e tastiera. Ma non paro? Ma scusa, ma io vorrei parare pure. Sennò come... Gira! Cioè... Aiuto! Ma... Non si spacca lo scudo suo? Cioè no, ma scusi, no, ma la spada a due mani è grande perché io posso anche parare colpi. Se no è inutile che ho la spada a due mani, allora va bene anche la spada normale. Questo è più grosso, eh? Aio. Ma allora si spamma qua. Te, fatti buono, te faccio. Aio. Fai buono. Non mi puntare là. È faticoso perché non puoi parare. Scusi, eh. Ma... allora facciamo così un attimo, perché io pensavo si potesse parare. Che fai? Ti ho preso con la punta proprio, eh. Aio. Poca. Ma io posso, ecco, caricare il colpo, sì. Aio. Vieni. Vieni. Dai, apriti. Guarda che maledetto, non si apre. Apriti! Ma non si rompe lo scudo comunque. Almeno qua. Poi magari in battaglia sì, eh. Apriti, maledetto. Apri il guscio, che ti sguscio. Come una cozza. Aio, bastardo. Madonna, ti metto nell'angolo come a pugili, vieni qui. Poi posso direzionare il colpo? Sì, un minimo. Ah, ma guarda che maledetto, sta 3 ore chiuso. E poi con un colpo mi prende. Ma guarda, sto morto di sonno. Oh. Va bene, questo è peggio, eh. Dai, 3, 2, 1. Vai, diablo, diablo, sei più veloce, sei più veloce, non gli dare spazio, non gli dare spazio, chiudilo nell'angolo, spamma come una bestia. Yes. Allora, lo spamming, ragazzi, funziona sempre. Vabbè, tanto loro si pestano. Allora, il tutorial più o meno l'abbiamo fatto. Quindi possiamo anche uscire. Ok. E dobbiamo andare a Tivea. Tivea. Allora, praticamente questa è la mappa dove noi andiamo a giro e facciamo tutte le nostre cose. Per il momento non possiamo attaccare nessuno perché siamo praticamente da soli. Siamo io e mio fratello.
Allora, qui ancora il tutorial. Allora, qua se non ricordo male, devo cercare una persona. Qua siamo dentro praticamente la città. Se io faccio alt, mi dovrebbe cercare. Mi fa vedere i nomi, quindi piano cavallo, il cavallo non si arresta, praticamente c'ha le marce come la macchina, se non le scali tutte una alla volta lui non si ferma. Eccolo qua, credo sia lui, sì. Quindi io adesso non sto toccando niente, il cavallo continua ad andare avanti e c'ha le marce. Se non le scalo tutte una alla volta, fermati cavallo! Non si ferma. Nome di fantasia, ragazzi, cavallo. Parliamoci. Allora, praticamente lui ha bisogno di aiuto dove faremo i nostri primi combattimenti. Allora, io rimonto sul cavallo. Non vi sfratta dure perché tanto sapete che io esci, possiamo uscire, yes. Allora, praticamente come arma dovrei avere la mazza per il momento perché vorrei lascia ma non ce l'ho, la lancia lunga e al limite anche la balestra. Non so se sono troppe armi, ragazzi, però oh, le brutte. Allora dobbiamo fare prima il reclutamento delle truppe. Noi prendiamo questi Headman's Troop, vi do anche tutte le statistiche. Noi abbiamo solo, ci sono varie qualità, però noi prendiamo solo queste che siamo all'inizio. Poi dobbiamo prendere il cibo. Per ora abbiamo solo il grano, lo piglio tutto, il wool dovrebbe forse essere la lana, dovrebbe essere lana, vabbè, io per sicurezza riprendo. Noi abbiamo 559 monete, abbiamo anche il peso 50 di 170, quindi dobbiamo pure stare attenti. Ok, lui, devo ritornare al villaggio per parlare con lui ancora. Quindi abbiamo praticamente, credo che il gioco si sviluppi in maniera, in due tipologie, o possiamo farlo seguendo le missioni e le sottomissioni, oppure credo che noi lo possiamo fare randomico, ma c'è anche una parte multiplayer, se non mi sbaglio, che poi proveremo la prossima volta. Ah, quindi lui ci aveva detto di fare queste cose qui che abbiamo fatto. Ma sei una signorina, la vedo dimagrita, ecco, complimenti. Arrivederci. Ancora qualche baghettino, credo che sia in accesso anticipato, ragazzi, il gioco. Quindi va bene. Anche perché vedo che sono uscite molte upgrade del gioco. È una specie di Medieval Total War in terza persona, alla fine. Allora, questi non credo ce ne siano altri, no. Il cibo l'abbiamo preso tutto, sì, la pecora la lascio lì. E vado via. Allora, noi dobbiamo attaccare questi, li chiama Runner. 666. Così vedete anche il primo combattimento. Oh, ma Runner, ma se prendevo quello dietro, mi scusi, che mi viene anche incontro. Allora attacca. Possiamo fare anche combattimenti automatici, però che gusto c'è. Come il barattolo vuoto della Nutella. Non è bello, anche se è Nutella. Allora, dove sono io? Ah, eccomi.
Queste sono le nostre truppe che abbiamo assoldato. Siamo tutti con la lancia. Allora, io così mi metto solamente questo, solamente, oppure giavellotto con scudo, ma il resto... Oh, arrivano. Allora, F3, attacco. Vai, attacchiamo. Poi dobbiamo disattivare, se no lui continua a dire attacco, attacco. Non ho infilzato nessuno. Gira, 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 gira. Madonna. Ma questo cavallo c'ha la curva larga. Forse ha preso qualcuno. No, ma hanno preso a me, meno 31. Yeah. Maledetto sto giccione. Neanche questo ho preso. Allo. Però fai retromarcia. Forse ho preso qualcuno? No. Porca boia! Perché retromarcia? Cioè io c'ho il cavallo di Michael Jackson qua. E non ho fatto niente. Faccio schifo. Abbiamo sotto, a destra, abbiamo la difesa, la vita mia, la vita del cavallo e la vita anche delle armi. Quindi abbiamo tutto. Sono contenti. E per uscire, ok. Allora, qui vi fa vedere tutte le statistiche. Allora, rimasti 8, quindi tutti, credo. Kill 6, upgrade nessuno, morti nessuno, feriti nessuno, routed arresi, credo sia nessuno. A Mighty Marsolo 1. Uno cosa? Ne ho ammazzato uno? Sicuro? Yeah, che grande! Sono contento, non l'ho visto, io ho visto solo che mi hanno preso e il cavallo mi andava di culo. Nel senso che andava in retromarcia. Allora, noi abbiamo anche prigionieri. Ce li va a caricare. Ah, prigionieri non ne abbiamo. Però abbiamo preso una mazza che mi potrebbe anche servire invece che la spada. Poi abbiamo preso un po' di panni, perché non sono armature, sono panni praticamente. 160, la mia spada vale 283. Vabbè, io per ora mi lascio la spada. Allora, io ho questo casacco brutto, però vale di più. Io vado sul prezzo più che altro, tutte le statistiche. Vado più che altro sul prezzo, così sono sicuro che non mi sbaglio. Però abbiamo anche gli abiti civili, che praticamente è la stessa cosa, sono vestito da civile. Ancora mi devo vestire da guerriero. Cioè sono proprio un viandante spersa che fa le prime battaglie. Ma andiamo a prendere anche questo, che ci viene gentilmente incontro. Acciacca. Io non so quanti devo battere. Io runner, che poi corrono, ma sono quelli che fanno un jogging al giorno d'oggi. Vanno puniti, giustamente. Ok, allora. Ah, mi è rimasta la vitalità che avevo nella scorsa battaglia. Allora ragazzi, andate voi che siete più aspettali ragazzi, aiuto, aio, madonna, botta di schiaffi ragazzi, aiuto, attaccare su, ma ve l'ho detto prima, io. Avete fatto prendere una randellata di schiaffi. Io ho beccato quello morto, già che era a terra. Non so, ma no, comunque mi hanno gonfiato. Maledetti zozzi. Non ho più nessuno.
Allora, provo a caricarlo. Ecco, questo l'ho preso, bene. L'ho caricato un chilometro prima. Madonna, è botta di schiaffi mandato sto giro. Allora, feriti zero, per fortuna. Io ne ho ucciso, io la mia killettina me la faccio sempre. Ragazzi, sono preso una marea di schiaffi. Tutti io. 1 minuto e 14. Ho letto che si può arrivare fino a 1500 unità in battaglia, che è un'assurdità. Spero che il computer riesca a tirarmelo, perché ho visto che fa anche qualche laghettino. Ah, ragazzi, qua abbiamo i prigionieri, abbiamo questo Radagos Raider. Ne abbiamo catturati tre e noi ce li prendiamo. Poi non so se li possiamo reclutare a nostra volta, però penso che dipenda anche dal numero. Possiamo avere fino a 22 unità. Poi non so se lui le recluta in automatico o cosa dobbiamo fare. Va bene, comunque noi ce li teniamo al momento. Poi abbiamo preso un'ascia, un'altra mazza e un po' di abiti. Questi però io me li metterei, dato che non li ho proprio. Poi per il momento l'ascia 283, la spada 283, quindi io mi cambierei. Però poi in battaglia non me li danno, non ho capito come mai. Ma per ora andiamo così, sempre più un frate. Ok. Poi non so per recuperare i punti vita che ho perso cosa bisogna fare, perché se vado avanti così il prossimo scontro mi tirano giù, poi non so dopo cosa succede, eccetera, eccetera. Comunque, ragazzi, io penso che per il momento c'è anche giorno e notte, mi sembra di vedere. Per il momento, diciamo che una prima occhiata l'abbiamo data. Io ci vorrei fare una bella serie su questo gioco qua e la vorrei portare su Twitch, sperando sempre che sia giocabile, che magari portandolo su Twitch non mi laghi, perché sapete che devo rinnovare il computer, ma lo farò piano piano, e lo farò credo a fine anno o a inizio anno nuovo, vediamo un po'. Quindi devo vedere un po' le offerte che trovo, oppure devo aspettare il Black Friday, che poi dipende, perché tante volte il Black Friday non c'è un cappero di quello che mi interessa, come l'altro anno, che insomma non ho visto granché nemmeno su Amazon. Quindi, ragazzi, io vi saluto, vi ricordo l'appuntamento di Twitch alle 17:30 tutti i giorni. E noi ci vediamo sul picciolo. Ciao a tutti!